Direzione Pelosa. Adesso metto dentro il GPX di... Opa! Carlo, mi dai una spinta? Oh, okay, ok, grazie. In direzione La Pelosa. Guardate che colore che c'è lì. Non dovrebbe piovere. Andiamo a vedere questa spiaggia che molti non l'hanno vista. Sembra che la gomma Stefano tenga, quindi la pressione rimane. Quindi pian pianino possiamo concludere il nostro tour modificandolo, riducendo il chilometraggio, facendo strade più tranquille. Stanotte abbiamo dormito all'Hotel Cala, sono stati veramente molto gentili, consigliatissimo, e vi lascio qui in descrizione il nome e i contatti, perché hanno un parcheggio moto, sono disponibili, sono veramente ben organizzati. Ed eccoci qui ragazzi, siamo alla Pelosa, siamo arrivati, il tempo regge, non è quello a cui abbiamo pensato col sole, però anche così ha il suo fascino. Bellissimo. Questo pezzo qua mi ricorda un po' i fiordi. Adesso ragazzi, direzione Castelsardo. Bellissimo. Anche un tempo nuvoloso così ha un fascino particolare. Fino a quando non piove va benissimo. Ora andremo a Castelsardo e a vedere la famosa roccia dell'elefante, dove si sono ispirati per il film di Aldo Giovanni Giacomo. Buongiorno. Mi ricordavo che quella parte lì c'era un po' di curva, ho detto figa, fammeli fare. Vai. Perché io il tracciato l'ho caricato ma non l'ho mica guardato, non sto Dovrebbe essere più avanti, 450 metri dice. Perché dopo devi di nuovo scendere, se non ricordo male. Comunque dovrebbe esserci le scritte a roccia dell'elefante, eh? Questa è, guarda, questa, vedi? A sinistra ce l'hai. Cazzo, sembra un elefante o no? Beh, vaffanculo. Io mi sono incastrato qua, ho detto figa, faccio la foto. Abbiamo visto la roccia dell'elefante, adesso direzione Badesi. Avanti! Sì, va bene, chiamatemi quando arrivate. Ok, io adesso mi trovo sulla SP33.
Ah, ok, va bene, dai. Aspetta il mio Badesi, tanto io 5 minuti neanche sono lì. One eternity later. Per Badesi! Eh? Badesi! Guarda, non sono di qua, non. Ah, ok, grazie. È deserta. Qua quando arriva l'estate non cade uno spillo. Direzione Luogo Santo, Arzachena e Porto Cervo. Porto Cervo. Eccolo il billionaire! E dopo Capofaro, guardate qua, che bello, torniamo al porto di Olbia a prendere il traghetto per tornare a Livorno e successivamente a casa. Guarda che mi sta buttando tutti i sassolini addosso. Ed eccoci nell'area dei traghetti, il nostro imbarco. Sono le ore 6:30, siamo in perfetto anticipo, un anticipo che ho voluto io, in quanto ho visto il problema di Stefano e visto la volontà di voler proseguire, magari non integralmente in tutto il giro, ho preferito comunque sia far ridurre l'itinerario di oggi per gestire eventuali ricadute della gomma di Stefano.